una piccola luce su una possibilità di avviare percorsi verticali all'interno di tutte le realtà. Allora, la modifica sono piuttosto veloce, anche perché l'intento non è quello di aprire un dibattito, ma solamente di suscitare una curiosità che possa poi nelle sedi trasformarsi in un'occasione di formazione vera. Allora, la modifica del codice civile in materia condominiale è avvenuta con la legge 20 del 2012, ha introdotto modifiche importanti che aprono, a mio parere, importanti spazi di verticalità e d'azione sindacale, soprattutto per gli inquilini con elevata stabilità alloggiativa e che quindi hanno un rapporto contrattuale non vulnerato dal rischio dello sbarco. Prima di entrare nel dettaglio occorre però una valutazione del quadro generale di riferimento. Nella legge 220 del dicembre 2012 l'Assemblea ha un ruolo sempre più importante e si dilatano le responsabilità dell'amministratore condominiale. Nel gennaio del 2013, quindi dopo un mese, viene approvata la legge 4 dove si ampliano le norme a tutela del consumatore fruitore di servizi di carattere intellettuale, quindi con tutte le professioni. E il condominio oggettivamente è un consumatore. La norma quindi prevede nuovi istituti che vanno in tale direzione, ne segnalo i principali. L'obbligo per l'amministratore di avere una polizza assicurativa, se lo richiede l'Assemblea. L'obbligo di produrre al momento dell'accettazione dell'incarico un compenso analitico dettagliato e vincolante. La costituzione del consiglio di condominio. L'abolizione di fatto del regime di prorogatio e la possibilità di revocare l'amministratore in ogni tempo senza dovergli riconoscere quindi il compenso fino al termine dell'incarico annuale, l'obbligo di seguire corsi annuali di aggiornamento, l'obbligo di avere un conto corrente per ogni condominio, non sono cose che non erano scontate, e si disciplina la modalità di rendicontazione dei bilanci, si prevede addirittura la possibilità di nominare un revisore contabile. In generale l'intento della legge è piuttosto preciso, sino ad 8 condomini non c'è bisogno di un amministratore, basta anche quello che per legge viene chiamato un sostituto, oltre ci vuole un amministratore professionale e quindi a tutela dei condomini e, aggiungo io, inquilini consumatori. Perché la nuova norma è importante per gli inquilini? Perché l'articolo 1136 introduce una modifica molto importante, anche se apparentemente marginale. Nel vecchio testo dell'articolo 1136 si diceva: l'Assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione. Il nuovo testo dell'articolo 1136 invece recita: l'Assemblea non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati. Quindi non ci sono più i condomini, ci sono gli aventi diritto, non c'è più l'invito, c'è una regolare convocazione. Quindi bisogna essere regolarmente convocati e non solo invitati, la legge indica le modalità di regolare convocazione, quindi raccomandata, mail, posta certificata, ma soprattutto vanno convocati gli aventi diritto e non si parla più quindi di condomini. Chi sono gli aventi diritto oggi? Certamente i condomini, i nudi proprietari, il leasing, i coniugi se sono comproprietari, quindi vanno invitati tutti e due, gli usufruttuari, i possessori di diritti reali di proprietà, articolo 1121-1122 del Codice Civile, e anche, e qui sta la novità, gli inquilini. Per ragioni che la Confindustria e i suoi commentatori negano, ma che traggono invece fondamento da altri elementi. Innanzitutto l'articolo 10 della legge di Cocanne, non abrogato, che attribuisce il diritto di voto in assemblea al conduttore, certamente sulle materie di riscaldamento. Il fatto che l'amministratore può essere sicuro che i vari inquilini siano regolarmente convocati in assemblea e quindi essere sicuro che l'assemblea possa legittimamente deliberare e che quindi le assemblee non siano annullabili, tutte le assemblee annullabili, solo se li convoca lui. Il fatto poi che la legge introduca l'obbligo, l'articolo 1130, di tenere ed aggiornare il registro di anagrafica condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari ma anche degli inquilini è un'altra conferma. Immagino sia chiaro quindi come la mancata convocazione in assemblea degli inquilini che ne hanno diritto consenta la facile e pacifica annullabilità di ogni delibera assunta dall'assemblea dei condomini.
Questo fatto ritengo apra spazi significativi di potenzialità non solo nel settore privato, e questo sarebbe già di per sé una bella novità, ma anche nel settore pubblico. Penso ad esempio ai condomini misti, che giuridicamente sono dei condomini a tutti gli effetti, che sono quelli quindi dove ci sono sia inquilini sia ex inquilini che sono diventati proprietari, che sono spesso amministrati dagli stessi alias ex ACP o da amministratori che non credono ancora di dover rendere conto della loro gestione anche agli inquilini. Grazie. Alla regione Toscana. Un breve saluto. Un saluto breve, perché mi rendo conto che nelle fasi finali dei congressi c'è sempre molto da fare, però un saluto breve ma sincero, perché io credo che condividiamo un impegno che è fondamentale in una fase di crisi come questa, quella di contrastare uno dei punti più delicati e più forti della sofferenza sociale, quella abitativa, che attraversa un po' tutti i nostri territori. L'Unione Inquilini lo fa per statuto, quello di lavorare su questo settore. La diretta stringe. Dicevo, l'Unione Inquilini lo fa per statuto, per missione, quello di contrastare questa deriva terribile che costruisce, come dite nel vostro documento, una condizione dove c'è tante case senza gente e tanta gente senza casa, dove si rischia, dopo aver perso il lavoro, di perdere anche il bene fondamentale della casa. Rifondazione non lo fa per statuto, ma anche lei è su questo fronte, in questa stessa trincea, e in ogni federazione abbiamo aperto e stiamo aperto gli sportelli per la questione abitativa, e diamo anche i nostri corpi quando necessario per il contrasto degli sfratti esecutivi. È una pratica che in tutte le federazioni organizzate oramai si è diffusa, ma che sta diventando un po' l'elemento caratterizzante di una frase, di una nuova fase del trattamento. Ma c'è un altro elemento, lo dico proprio brevemente e poi l'altro, che a me sembra fondamentale. E noi abbiamo fatto un'analisi importante anche dei motivi della crisi, ma c'è uno specifico italiano del sud Europa, ma italiano, che io credo dobbiamo analizzare con molta più attenzione, e che sta proprio nella questione e nei modelli abitativi del nostro paese. Il modo con cui sono state attuate le leggi, le politiche fatte, ha costruito un enorme tubone che ha assorbito dall'economia reale e ha sversato verso invece l'economia finanziaria e la speculazione. Trattare e affrontare la questione abitativa non è solo, certo è il primo punto, quello del sostegno alle fasce che hanno diritti fondamentali, ma è anche lanciare un messaggio di modificazione della nostra società e del nostro modello di economia. Io credo che l'Unione Inquilini abbia le competenze per fare un'analisi approfondita su questo terreno, per conoscere e riconoscere i percorsi che hanno portato questo nostro paese ad essere, dentro il mare generale dell'Europa, uno dei fanalini di coda per elementi qualificanti come quello del diritto all'abitare e per altri elementi terribili come quello della diseguaglianza. Pertanto vi rinnovo davvero l'augurio di buon lavoro, e da compagni a compagni vi saluto a tutti.